Nel corso di una sua breve visita a New York, in occasione del Columbus Day Parade, l'onorevole Carmine Nardone, presidente della provincia di Benevento, è stato onorato dall'Associazione dei Sanniti nel Mondo, durante un ricevimento tenutosi al Ristorante Verdi di Westbury Long Island. Onorevole Carmine Nardone, presidente della provincia di Benevento, a New York in occasione del Columbus Day, è stato premiato dalla Società dei Sanniti qui in America e volevo chiederle come italiano, come vive questo Columbus Day? Ma devo dire con molta emozione, soprattutto perché c'è questa vitalità associativa negli Stati Uniti, dall'Associazione dei Sanniti, gli Amici dei Sanniti, ma anche la Federazione dei Campani e tantissime altre iniziative e club. Quindi c'è una grande vitalità, una grande possibilità di coniugare storia, tradizione, innovazione e futuro. Mi diceva che lei è venuto qui negli Stati Uniti anche per una serie di accordi a livello tecnologico? Sì, il nostro territorio già da anni opera nell'alta tecnologia e abbiamo rapporti di esclusiva con moltissimi settori dell'alta tecnologia qui in Europa. Abbiamo rapporti con università come la Columbia University per quanto riguarda la ricerca, soprattutto nel settore oncologico, con il professor Antonio Iavarone, ma anche con l'Università di Harvard, che fa parte dello stesso ciclo di iniziative orientate a trovare delle soluzioni per questa terribile malattia. E altre iniziative con l'Università del Wisconsin, con la stessa NASA. Quindi abbiamo una rete di rapporti molto intensi, nuovi, che portano ad avere un legame forte sia sul piano dei valori ma anche sul piano concreto delle opportunità tra l'Italia, il SANNI che noi rappresentiamo e gli Stati Uniti. Vogliamo concludere con un saluto ai beneventani e ai campani in generale? Un saluto a tutti gli italiani d'America naturalmente, ma soprattutto ai sanniti, ai campani, ed esprimo loro la gratitudine per l'impegno che pongono nel tenere alte le tradizioni, i legami con la terra d'origine. E l'invito è anche quello di visitare la nostra terra del Sannio e la terra di San Pio da Pietrelcina, quindi di un santo che esprime forse quella spiritualità che ha animato moltissime gente proveniente dal nostro territorio. La serata, organizzata dai fratelli Generoso e Mariano D'Agnese per celebrare la 21ª edizione del Ballo Irpino, ha visto la partecipazione dall'Italia del gruppo folcloristico Zompa Cardillo di Montemarano. La cantina dei quattro mondi si mangia, si beve, non si fanno i conti. Chi mangia, mangia, compare mio, e a pagare ci penso. Yeah.
Numerosa è stata la partecipazione del pubblico. Tra gli ospiti d'onore, il sindaco di Westbury Strada, il senatore statale Serafin Maltese, i cavalieri Tony Di Piazza e Peter Cardella della Federazione Italo-Americana di Queens e il senatore della Repubblica Italiana Cosimo Izzo, nonché la presentatrice radiofonica Rita Monti, che è stata insignita del titolo di Donna dell'Anno. The state senator Serafin Maltese is always present at every Italian event. I'm very pleased to be here, of course, to honor the president of the province, President Nardone. Certainly being here honoring Rita Monti and with my friend Cavaliere Joe Macchiarella, my friends and colleagues, Cavaliere Peter Cardella, Cavaliere Tony Di Piazza, and to see Italians, Italian-Americans here in Nassau County and from Queens and Brooklyn. I noticed everyone there is from all over. We are Americans and we are Italian Americans. I'm very proud to be here. Uno degli animatori delle attività culturali e artistiche italiane, specialmente nella zona di Queens, è sicuramente il cavaliere Tony Di Piazza. Sì, certo, noi lavoriamo sempre per promuovere la nostra cultura e il nostro eretaggio e apprezziamo e vogliamo riconoscere lo sforzo del presidente Nardone nel cercare di portare un po' del sannio qui in America e fare l'interscambio e rafforzare i legami con i sennesi qui in America. Perciò vogliamo riconoscere e lo ringraziamo per il suo sforzo. Il cavaliere Peter Cardella ha dedicated all his life for the Italian people. I'm happy to be associated with all these Italians. I'm born in America, and I follow the customs and traditions of my parents that came from Sicily. I like to do things for the Italian people because that is what I am, a person of Italian descent. I am very happy to be associated with Cavaliere Joseph Macchiarelli, Cavaliere and the Honorable Serf Maltese, and Cavaliere Tony Di Piazza. We certainly seem to form a foursome. Wherever there is a public event, we are always present. We are present for all Italian events. Thank you. No, questa storia è due comandi, no? Due comandi si chiamavano, questo è l'agio da credere da un paesano che sta assettato a tavolo 15, Mino, che mi ha contato su Barzelletto. A hope non da ci mise mezzo troppo, no? Anyway, è successo che si due comandi, il marito scevano sempre, no? Ivano a giocare a carte, ivano a giocare a bere, a giocare a carte, facevano il cornuto ogni tanto. E questi poveri due femmine rimanevano sempre in casa senza fare niente, no, rimanevano sempre così. Se allora una comanda dice l'altra, you know something, comanda? Says, what's the matter? She says, we got a lousy hustles. They go out, they play cards, they drink, they get drunk. We're always alone over here. The only thing we do is knit. Faceva solo l'uncinetto, non si dice. And you take a lot of time. We deserve a night out too. Me ne damo poi noi una serata a fuori. She says, yes, you're right, comma. What are we going to do? She says, io ci sono un deserto pure io e mangiamo un bel pranzo alla cinese. She says, pure io, comma. Allora, come mamma fa? Pigliamoci lo Subway, quella sarebbe la metropolitana. In America si chiama lo Subway. So you take the Subway, we get off of Chinatown, a Canal Street, e io mi mangiato un po' di roba cinese. I provato un po' di Peking duck. I just brought him over to poo-poo plan. You know, chow mein.
è pure i Kuma. Allora si hanno fatto un viaggio in città, a scivere a Canal Street e si hanno aiutato a mangiare un bello ristorante, la China Moon, la Luna di Cina. Si sono mangiato il pipino d'occhio, mi ha detto il cameriere, un po' che c'è te, un po' che c'è il pipino d'occhio, un po' che ti sparibbe alla cinese, un po' che questo, un po' che quello, sanno fatto una panza d'altro, no? Sanno proprio, sanno buffato proprio. So, allora, dopo si uff, come sai una cosa, hanno finito di mangiare, mo fa, invece prendiamo sottorelli per tornare a casa, perché non facciamo una bella passeata a leggere tutto quello che abbiamo mangiato? A sounds good. E camminavano per la via, First Avenue a New York, tutte le volte a comare Francesca. Chi da bifo, mi fa male lo stomaco, non sono abituato che la roba cinese mi fa male l'avanzo. Gomma, che mamma fa? Poi, due secondi dopo, a comare una nina. Chi da bifo, pure a me lo succede. Non si dice che non so fare nulla. Come mamma fa? Amo trovando un bagno, appresso. Camminavano per la via, i ristoranti erano chiusi, la libreria, la biblioteca erano chiuse, i barbieri erano chiusi, pure la chiesa era chiusa. Come mamma fa, come mamma trovava qualche posto, camminavano che le cosce stringa così. Finalmente passavano per un campo santo. Ho detto, come mamma, tu vai, no come facevi, tu vai a rete che la tomba là. I vagati erano che là, e facciamo un bisogno nostro. Allora, sono tu sotto, la rete e Tommy, tutta una volta si hanno scoppiato tutte e due. Poi parlavano fra loro, come ti rimanete il problema? Chi mi fa? What are we gonna do? She says, what's the matter? She says, we don't have no toilet paper. Non teniamo niente carta per pulizzare. Sai come facciamo, mamma? Consumiamo sti mutande e dopo è tanto. We use the underwear, then we throw them away. So that's a good idea. Una mamma che era un po' più, diciamo, rossicente, no? Sette, sai mamma, che la mutanda non mi bastava, non mi piglio un nastro dalle fiori. E uso pure che? Stanno aiuto bello bello la casa, bello bello pugliete, stanno messi a coccare un coppoletto con marito sotto coperti, no? E non se ne tornavano niente. L'altro con mare pure, they want to sleep under the cover, nice and easy, the husbands didn't even know they sneak in. Però di una nottata, venettono pochi fritti, e un marito tiraio coperto, e venette la moglie che stava curcata con il culo a poppa a fuori. Smannaggia chi deve succedere, ma che succede? A mattina i tuoi compari si incontravano vicino al bar a prendere un caffè. Dice, uè, come facci? Sai una cosa, secondo me, moglie è moglie, ma ieri sera si hanno aiutato a fare un po' con i business. Si sono, perché compare? Perché? Io rinno a nottare, facevo freddo, io mi tirai un coperto, per la moglie che stava a loro con il culo a fuori, senza mutande. Sai com'è che dite che è successo pure a me? Io non so perché non portavano più le mutande, dove sapevo queste mutande? Se sai una cosa, com'è? La moglie mia teneva pure un nonastro attaccato in culo che diceva ti ricorderemo per sempre. Un'altra felice iniziativa firmata Fratelli d'Agnese, Generoso e Mariano. Buonasera,
Questa sera abbiamo festeggiato la ventunesima edizione del ballo irpino Monte Maranese. Per noi è una grande gioia, una grande soddisfazione vedere tanta gente al ristorante Verdi di Long Island, dove la gente si sta divertendo col gruppo folk di Montemarano. Speriamo che nel futuro facciamo ancora altre feste bellissime come queste, e speriamo che un giorno la nostra provincia, la provincia di Avellino, ci dà una mano, un sostituto per portare tutto il gruppo del nostro paese, il gruppo folk Zomba Cardillo, composto da 40 elementi, e farlo sfilare al prossimo anno nella parata del Columbus Day. Io vorrei solo ringraziare tutti quelli quali che hanno partecipato alla nostra festa, e speriamo che, se ci aiutano e tutto va bene, la faremo anche l'anno prossimo. Vincenzo Iannucci, nuovo gladiatore sannita. Veramente è stata una sorpresa, mai e mai potevo mai immaginare di ricevere una cosa importantissima, anche se qualcuno dice un oggetto, ma un sentimento molto di più, una cosa che mi fa più attaccare al mio programma, fa più attaccare i nostri motivi di lavorare ancora sempre per le nostre comunità. Generoso è il mio braccio destro, lo stiamo dimostrando da più di anni, stiamo lavorando e lavoriamo sempre insieme con tanti altri elementi veramente ottimi nel nostro gruppo Sanniti nel mondo, associazione formata da appena pochi mesi fa. Abbiamo ufficializzato questa associazione nel giugno scorso di quest'anno a Benevento tramite il presidente onorevole Nardone, e stasera è stata la nostra ufficializzazione qui in New York. Abbiamo un programma serio, lavoriamo sempre per le comunità, ma la cosa più essenziale per il futuro dei nostri figli, finché anche loro potranno conoscere, potranno sapere dove arriva il sudore di noi campani, beneventani, avellinesi e tutta la zona dove, del sud, perché siamo ben fieri di essere quel che siamo tramite i consigli dei nostri nonni e le dirigenze delle nostre mamme, ma soprattutto dentro di noi siamo ben fieri di avere veramente un sangue sannita. A questo punto voglio ringraziare i fratelli Dagnese che dopo anni ed anni riportano a noi quella nostalgia del passato, la consona di farci ricordare queste musiche bellissime, questi balli veramente eccezionali, e vedere tanta gente ballare è veramente una cosa straordinaria. A questo punto sia generoso che il fratello, gli auguro tanta felicità, e non è per niente il 21esimo ballo, non è una caramella, ma un servizio serio, un servizio approfondito di tanta volontà e tanto amor proprio. E quante volte dico generoso, ma come fai a fare tutto questo lavoro, che non soltanto ti impegni a lavorare, ma spesso ci rimette perché è spesata enorme. Lui è impegnato a portare il gruppo, lui è impegnato a sistemarlo, lui è impegnato a sopportarlo in questa presenza qui in America. Ecco perché sono ben fiero, e dico ben fiero di essere un amico di generoso, perché conosco in lui quella volontà e quel senso di amore e l'attaccamento della nostra patria. Grazie e buonasera. A città e Valusnella. Mandiamo!
bello, com'è bello.